Buongiorno professore, può dirci da dove nasce il suo interesse storico e politologico per la Germania? Se lei si è entrato all'università, io ho fatto filosofia e quindi la filosofia per un tempo era molto molto legata alla Germania, c'era molto meno americanismo di oggi. E poi posso dire una data precisa, ma non le dico la data perché altrimenti devo avere la mia età. Una estate, deve essere il secondo anno di università, ho scoperto un libro che è stato uno shock per me, che era Il Minima Moralia Di Adorno. di Adorno. Ho letto quel libro e la mia vita ancora adesso è un libro fondamentale e mi ha orientato verso la Germania, verso la filosofia. Tant'è vero che la mia tesi era la teoria critica della società. Adorno, penso che sia stato uno dei primi in Italia. Chissà cosa capiva da quel poco di tedesco che leggevo, non c'era ancora la traduzione di Dialettica dell'Illuminismo, tanto per Sì. dire. E poi in un secondo momento mi sono orientato più verso la storia, Weimar, il mio libro del 77 su Weimar, e quindi da lì sono rimasto in Germania con questa ottica un po' particolare. E da allora è diventato un po', purtroppo è diventata anche un'etichetta che mi sta stretta, per cui i giornali mi chiamano soltanto per parlare della Merkel, come Quella di se... germanista, sì, anche in TV. appunto, che io dico se una germanista è un'altra cosa, io non sono germanista, vabbè, questo è quanto, ecco un po' la mia Sì. storia. Invece 30 anni fa curò per Einaudi quest'opera collettanea dedicata al problema della memoria totalitaria novecentesca dal titolo Germania, un passato che non passa. Insomma, il testo affrontava le polemiche suscitate dalla famosa frase di Nolte, citata sia sugli articoli di giornale che nella sua opera sul nazionalsocialismo e bolscevismo. A distanza di 30 anni, questo è il libro, la situazione è cambiata, la situazione politica e storiografica? Sì, ecco, con una premessa che voglio fare in questa occasione, questo libro è stato fatto addirittura prima di quello tedesco ed è stato merito anche di Cazzola, che allora, Roberto Cazzola, che allora era a Einaudi. Ci siamo messi, abbiamo letteralmente, ho tradotto in parte i testi che qui troviamo. Sì. Il titolo è una variante, non a caso, di una frase di Nolte. Nolte dice un passato che non vuol passare. Noi l'abbiamo tradotto in passato che non passa. Ha avuto una fortuna questo titolo e questo libro, di cui sono molto contento, perché ha segnato un momento importante di riflessione al di là delle polemiche contingenti. Per cui oggi è un momento importante della storiografia, non solo tedesca, ma soprattutto tedesca. C'è un punto di non ritorno. Devo dire che nel frattempo un altro personaggio importantissimo, a me caro, che è un po' dimenticato, Hillgruber, a suo tempo Sì. venne ingiustamente criticato, oggi viene valorizzato, insomma è stato un momento importante. E quindi non a caso oggi anche noi cominciamo da questo libro, è uno dei colpi di fortuna che nascono a chi evidentemente poi è attento alle cose. Naturalmente oggi la situazione è cambiata, la scomparsa di Nolte ha in qualche modo riattualizzato questo episodio e me l'ha fatta vedere proprio che era un episodio importante ma chiuso, cioè la congiuntura oggi è già diversa, no? E voglio fare un salto molto audace. Lei sa che in Germania sta emergendo questa destra radicale alternative für Deutschland, che tra l'altro ha tirato dentro anche molti neonazi, eccetera. È importante dire che loro non si identificano affatto, non fanno nessuna pseudo-apologia del nazionalsocialismo, hanno preso le distanze, non si... Però, per esempio, usano un concetto molto importante contro la Schuldkultur. Basta con la cultura della colpa. Questo è tipicamente noltiano.
perché Nolte in fondo voleva togliere questa assolutizzazione della colpa tedesca e poi ha sbagliato nel metterla, ma è questo. Questo è forse il filo conduttore. Oggi persino coloro che così nel dibattito comune vengono chiamati neonazisti, non lo sono, hanno questo residuo. Basta, abbiamo espiato, punto. Cominciamo da capo. Questo segna la fine di questo libro. Ecco, venendo nello specifico a Nolte, quali sono secondo lei i pregi e i difetti della sua storiografia filosofica? Cioè, quali sono gli errori di Nolte? Pregi e difetti sono strettamente connessi, perché lui ha messo in moto questo lunghissimo dibattito in una forma sbagliata, scorretta, introducendo in un giudizio storico elementi che non dovevano stare, che sono filosofici, il prius logico, cioè il gulag più originario di... cioè sono tutte espressioni che non sono accettabili non dal punto di vista di una storia fattuale. Lui poi ha cercato negli anni successivi, in particolare nel libro che in italiano è stato tradotto Nazionalsocialismo e Bolscevismo, mentre il titolo era La guerra civile europea. Qui corregge, modifica, eccetera, ma è affezionato a questa visione, a questa lettura quasi metastorica. A me personalmente non dispiace avere una formazione filosofica, ma pasticcia, no? Ed è rimasto legato fondamentalmente a quello. L'altra cosa è, a lui si deve, anche se la sua non è originale, l'espressione guerra civile europea. Beh, in realtà già Carl Schmitt aveva parlato di guerra civile mondiale. Cioè, ma se oggi il concetto di guerra civile europea si è diffuso, è più nello stile noltiano, ma anche qui con singolari datazioni, perché lui dice che la guerra civile europea incomincia nel 17 e finisce nel 45. Sì. Invece oggi si tende a dire, se guerra civile ci fu, incominciò nel 14, che fu una guerra mondiale. Anzi, noi diremmo una guerra di culture, no? I tedeschi e i francesi si insultavano a livello filosofico al tempo. Quindi, però, visto che parliamo di Nolte, c'è anche questa idea che lui ha indirettamente introdotto. E allora cosa vuol dire? Che ha introdotto un vocabolario, un approccio che ha giustamente provocato molte critiche, ma che ha contribuito a sviluppare la storiografia di oggi. Se dovessimo definirlo politicamente, lo potremmo definire un conservatore, un liberal democratico, sì, liberal. Non un uomo di estrema destra, anche se bisogna dire piace all'estrema destra. Piaceva, perché poi a un certo punto sono intervenuti anche i cattolici italiani, quelli di Comunione e Liberazione, non a caso, che l'hanno un po'... ma come succede l'hanno preso, ma l'hanno anche un po' addomesticato. Cioè lui a un certo punto anche ha fatto autocritica, perché personalmente si era reso conto che veniva frainteso. Sì. Poi era isolato, non apparteneva a nessuna scuola, no? Certo. E quindi io ormai riconosco gli accademici, vivono di questa loro collocazione, essere accanto a colleghi che ti guardano con diffidenza o con gelosia. Comunque è stato un personaggio importante, personalmente anche simpatico, gradevole, tutt'altro che arrogante, ma quando scriveva in modo troppo perentorio. Sì. Senta, rimanendo al tema della memoria, c'è stata l'edizione critica del Mein Kampf qualche mese fa in Germania. La ritiene un'operazione storiograficamente e politicamente meritoria, discutibile? Si può rispondere brevemente a questa domanda? O è un dibattito? Due aggettivi che non mi piacciono. Era inevitabile. Volevo dire, era ora perché circolava. Il problema è che non è un libro facile da leggere, non perché bisogna scoprire i segreti, ma veramente lui c'era già tutto l'olocausto dentro. No! È che si vede la grande confusione di un uomo e di una cultura,
perché non mi è ben chiaro fino a che punto l'ha scritto lui o è stato aiutato da altri, perché qui ci sono delle cose. L'edizione tedesca è fatta di un'acribia che a un certo punto non si capisce più niente. È un libro difficile prima di tutto, non perché sia misterioso che finalmente viene. No, è un libro che riflette la grande confusione di certa destra di quel periodo, perché mi pare che sia del 25, prima ancora che lui diventa il capo e il Führer, anche se lui non ha mai, come dire, a un certo punto lo citava, ma come, lo citava come se fosse il suo libro, ma l'unico libro, perché sappiamo che la forza comunicativa di quell'uomo era proprio l'oratorio. Questa qui è una cosa impressionante, la sua drammaticità nel parlare, ma neanche alcune volte viene da sorridere quando tu senti quando lo riproducono, non dice nulla, ma quando dice "Ein Führer, ein Volk", e tu senti che la gente è emozionata semplicemente quando dice "Volk". Sì, proprio. Allora vede che qui, però adesso forse stiamo diventando sempre meno uomini di carta e più mediatori, no? Adesso che siamo immersi in una fabulazione mediatica spaventosa, sì. Parentesi, perché questa è la nostra rivoluzione che non controlliamo, la fabulazione mediatica che ha ucciso i libri. Sì. Allora paradossalmente scopriamo come mai un personaggio seduceva, letteralmente, seduceva. Quindi non è il libro del 25, sì. Questa è un po' la mia idea. Dopodiché, leggiamo. Ma sa che io lo facevo a lezione e i miei studenti guardavano, poi erano stupefatti perché non leggevo delle cose terrificanti, sì. Delle cose strane, perché per esempio verso l'Italia aveva un atteggiamento tollerante, no? Addirittura l'Alto Adige, una cosa stranissima, sì. Peraltro. Non lo volevo. Non mi interessa. Senta, suo giudizio, per concludere, c'è un nesso nella Germania di oggi tra antisemitismo politico e antislamismo? Possono essere accomuna. Cioè, è uscita addirittura qualche ricerca che metteva assieme i due fenomeni, sociologica, forse un po'. È una domanda difficile. Cercherò di rispondere. Formalmente no, perché se c'è un paese culturalmente filo ebraico, filo israeliano, per l'amor di Dio, ma sotto sento che c'è uno scaricamento dell'antisemitismo in chiave antislamica, cioè, so che dico una cosa iper semplificata, ma cosa viene fuori? Viene fuori una cosa antica, che l'antisemitismo è anche, non è una cosa, come dire, unica, io la chiamo paradigmatica, come dire, è il modello con cui si odia l'altro. E quindi capisci cosa voglio dire? Ma lei sa che in Germania, ma anche io nella mia esperienza, come dire, che ho avuto dei seminari che ho tenuto quando ero in Germania, i ragazzi avevano, è una religione civile il discorso sull'olocausto, ma convinti, non si può neanche fare, non dico le battute che fanno gli ebrei sulle stesse, che certo. Una volta sono terrificati, sì, sì. Lei sa come dire. Lo so. Quindi io, come vedete, cerco di rispondere, ma mi rendo conto, esiste un nesso, ma non è facile da identificare. Va bene, grazie.